Ribadire il ruolo delle imprese artigiane per lo sviluppo del territorio, nonché quale incentivo per il turismo. Questa è la cornice a fare da sfondo al convegno Orizzonte Futuro, promosso da Confartigianato Imprese Belluno, in scena nella città olimpica di Cortina d'Ampezzo. Ospiti d'eccezione la ministra Daniela Santanchè, nonché lo stesso presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli. Ringrazio Confartigianato per aver organizzato questo convegno, soprattutto per aver usato la parola futuro. Perché oggi siamo qua a Cortina e vediamo un cantiere a cielo aperto, ma bisogna capire quello che sarà Cortina, come tutta la regione Veneta, come tutta la provincia di Belluno, dopo le Olimpiadi 2026, e a capire che sarà un'altra Cortina, un altro territorio, mantenendo però quella che è la nostra identità e penso ai nostri artigiani, visto che siamo in casa di Confartigianato. Fra le sfide cruciali, la sostenibilità, elemento imprescindibile, ribadiscono da Confartigianato, per essere competitivi e stare nel mercato. È importantissimo che noi adesso ci attrezziamo, che facciamo tanta formazione, momenti come questi sono fondamentali per capire che l'Olimpiade è un momento, ma tutto quello che c'è prima è fondamentale per costruire il dopo. E quindi abbiamo veramente la responsabilità importantissima, dobbiamo impegnarci per costruire adesso tutta una serie di situazioni e di opportunità che saranno poi preziosi per il dopo Olimpiadi. Tradizione e innovazione si fondono all'insegna del saper fare artigianale supportando l'economia della montagna. Noi siamo convinti che questi eventi, come sono qua a Cortina, siano eventi che valorizzano chiaramente in una vetrina internazionale il territorio, ma credo che siano anche l'occasione per fare un restyling, per fare tutte quelle opere che oggi devono durare nel tempo e valorizzano tutto il territorio. Il grande evento olimpico all'orizzonte può rappresentare un'occasione di riscatto per la montagna. Le Olimpiadi per questo territorio segnano veramente una grandissima opportunità, un'opportunità che deve cogliere il pubblico, mettendo in campo e mettendo nelle condizioni soprattutto i privati di poter dare fuoco alle polveri di tutte quelle energie sopite per tanto tempo e che possono trovare veramente attuazione per rendere questo territorio non solo appetibile per le Olimpiadi, ma anche poi per lasciarlo appetibile per gli anni a venire.